Ciao ragazzi, come sempre Zam che vi parla. Oggi sono tornato con il terzo episodio del Road to Commander. Oggi giochiamo in Ascend Deathmatch a squadre, come sempre. Sono stato buttato dentro a random in questa partita, come sempre, quindi troverò dei mostri contro al 110%. Beh no, dai, ci sta, è una lobby abbastanza buona. Quello cosa sta facendo lassù? Qualcuno me lo spiega, please? Ok, intanto uno lo abbiamo accoppato. Ora... Oh! Porca puttana, non l'avevo visto, che culo. Non so manco io come l'ho ucciso, non me lo chiedete, vi prego, perché mi mettereste in difficoltà. La prima partita del giorno, vorrei dire. Quindi probabilmente, ecco, dovrò prendere un attimino la mano, perché non giocare per 10 ore di fila mi fa perdere un po' di capacità motorie. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. C'è uno stronzetto qui. Non ci credo, è riuscito ad ammazzarmi. Cioè, l'ho preso in vantaggio e lui mi ha ucciso. Vabbè, da lì arriva sicuro qualcuno, guarda. Io lo so, è scritto che... Oh merda, mi sa che invece quel qualcuno arriva proprio da sotto. Figlio di puttana, guarda sti bastardi, tutti quei fucili silenziati che non mi compaiono sulla minimappa. Dovete morire. Meritate la muerte proprio. Dove stai questo? Dai, crepa. Crepa. Oh, grande amico. Ricarichiamo e leviamoci subito dalle palline. Questo andrà là sopra, no? Ok, accoppato anche lui. Scappiamo. Non vorrei che cambiasse spawn. E che quindi... Ok, anche per lui. Guarda. Lo stronzo. Lo stronzo... Sapevo che entrava. Vai, lo avvio, ce l'abbiamo. Ora vediamo di ricaricare care e magari girare dall'altra parte. Ok, no! No, 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 mi devi uccidere. Ok, via. C'ho il Vulcan, che veramente io penso sia una delle ricompense più scarse del mondo. Porca puttana. Ma non so come li ho uccisi. E vabbè, era giusto che poi venissi massacrato a mia volta. 39-32. Dai, vediamo di arare qualcuno col Vulcan. Questi sono troppo inside. Però potrei fare una cosa del genere. Dai, esci da lì. Oh, la prima volta che faccio doppia col Vulcan. Non si sa. Impazzito. Ok, quello lo lascio al mio compagno. Mi ha dato assist, meglio di niente. Lancia nessuno, quindi voliamo. Aiuto, grado 17 intanto. Not bad. Non l'avevo visto. Ok, è morto non so come. Peraltro ci si può, se non sbaglio, sporgere dalle pareti. Ma io devo ancora capire come si fa. Quindi se lo sapete scrivetemelo nei comments. Ah, doppia di nuovo, vai, puntura. Assetato di sangue. Tu, se mi hai visto, vieni qui. Ok, non ci sei venuto. E allora credo proprio che a te toccherà la muerte, sempre da dietro. Quanto sto a fare? 17,5, dai, non male. 17 come il mio livello. Ok, ora 18. Questa partita mi sta piacendo, più che altro perché non ci sono mostri come nell'episodio precedente. Cioè, trovo gente comunque abbastanza al mio livello. Oggi non ci so più i punti doppi, mi sa. Cioè, non ci ho fatto caso quando sono entrato in partita. Magari ci sono e sto dicendo una cazzata, eh. Ok, anche questo è andato. Facciamo un bel giretto perché io non mi fido. Grazie, ma occhio che ti ammazzano da dietro. Dove credi andare? Porca puttana! No, finito i colpi! Cazzo! Gli stavo dando un attacco corpo a corpo, ma ci sono arrivato, dai, 23-6. Vulcan alleato, io ti capisco, ma... Oh, buoni, 3, 2, 1... Zin, pam. Ok, uno, dai, dall'altro. Perché non ci arriva lì? Vabbè, esci fuori, no. 24-6, mancano 4 kill alla vittoria. Vediamo di portarla a casa. Anche questo ha raggiunto i suoi amici. Vaffanculo, da dietro una kill. Vittoria. Bene, la prima partita è andata abbastanza velocemente. Direi che è stata una vittoria da manuale. Ci vediamo all'inizio della prossima. Ok, ci siamo. A quanto pare la seconda partita avrà luogo in Terra, sotterrace, come dice il nostro caro Clint Eastwood. Io punterei ad utilizzare la K12 adesso, perché è un'arma che mi piace e vorrei sbloccargli i fottuti potenziamenti, equipaggiamenti.
perché non ho ancora niente. Il ballo ormai l'ho usato troppe volte, però io ho anche messo il silenziatore, quindi sarebbe da provare. Sicuramente merita un tentativo. Questo Cristo non muore. Ok, è morto. Oh! Porca puttana! No! Io, per una volta che l'ho colpito. Cioè, colpito, non l'ho preso, però. Diciamo che ci ho provato. Questo quanto cazzo laggava? In ogni caso mi piace proprio questa lobby, quindi penso che mi tratterrò a lungo. A fare in culo, come non detto. Siete tutti delle merde, dovete morire. L'hotel Ataraxia, che in greco Ataraxia significa assenza di sentimenti. Quindi non so perché abbiano scelto di dare un nome del genere. Fanculo, a un hotel. Questa mappa devo dire che dal punto di vista del design mi piace veramente tanto. È un po' un casino da giocare, detto tra noi. Perché è abbastanza confusionaria. Però è proprio bellina. Questo non ha capito che se vola qui sopra c'è uno Zamp pronto ad ucciderlo. Uno Zamp selvatico che vuole ammazzare tutti. Dai, qualcuno sbuchi aiuto. Da dietro magari. Io vi chiedo di sbucare, ma non alle spalle. Dove siete? Sempre dietro? Eh sì. Ci avete proprio preso gusto, eh. Se ti svegli la mattina con quattro palle, vuol dire che hai qualcuno dietro. Aiuto. Te ti credi proprio un furbone, sta là sopra. Te uguale. Merda! So perché in questo COD, quando premo per stendermi, non si abbassa immediatamente. Ecco. Cioè, se sei in corsa ti fa lo slide, è ok. Ma se io devo abbassarmi proprio da fermo, ci mette 30 anni. Non ho mai capito perché. Vabbè, quello è un crepa. Dai, salta pure giù dal tuo terrazzetto. Testa di merda, assist. Volevo la kill. Io la volevo. Oh, va bene, non ci riuscirò mai a salire da lì, quindi facciamo un giretto da dietro. Sì, c'è un bell'uomo qua. Mamma mia, che fail. Lo sapevo che eri lì, però ho visto il tuo compagno, quindi dico, piuttosto che farmi ammazzare e non portare a casa nemmeno una kill. Bastardo infame. Io passo da sotto. Ti credi il più furbo del mondo, dillo. Aiuto, ce l'abbiamo sopra. Fammi saltare. Buoni. Arato. Oh, che cazzo? Dai, non ci credo, ma come Madonna è riuscito ad ammazzarmi? Qualcuno me lo spiega. Quello l'ho visto. Buoni tutti. Vabbè, non lo ammazzerò mai. Vieni su, fratellone. Cioè, quello della serie non sto camperando, Questo è un altro che però. Mamma mia. Spero che con 11 kill io ho sbloccato almeno il Red Dot, perché mirare così mi fa salire veramente il nazismo. È impossibile mirare in questo modo. Allora, qua nessuno, quindi sicuramente. Cioè, questo sta camperando da prima. Questo l'abbiamo tirato giù senza troppi problemi, ma. Ci sono i suoi amici! Posso entrare anch'io alla festa? Stanno tutti là sopra, Cristo. Toccherà raggiungerli velocemente anche, direi. Quindi granatina che non vi toglie nessuno. Oh, mi fate, Madonna, tutti sti ostacoli sulle mappe. Allora, buoni tutti che qui c'è uno spot molto tattico. Vabbè, quello è già stato ucciso, ma. Spot tattico un paio di coglioni. Questi stanno girando tutti. E io gli vado dietro. Spero che non mi abbiano sentito sparare. Questo sicuramente no. Questi invece mi sa di sì. Dove cazzo atterra questo? È 3 ore che sta in aria. Cioè, ce l'avete dietro. Perché non li uccidete? Occhio lì, frates. No, io lo so che tu sei. Ma non ci credo, l'ho pure colpito in testa e lui è riuscito ad ammazzarmi. Vabbè, abbiamo l'UAV direzionale, dai, almeno quello. Cazzo. Dai, muori! Ma quanti colpi ti servono? 20 miliardi! Partitaccia, però stiamo a vincere di almeno 10 punti, quindi. Not bad. I camper veramente ormai in questo gioco dilaga. Vai, stavolta sono io che godo. Cazzo! Voglio sbloccare l'altra pistolina. Perché non ci passo nemmeno la secondaria, perché questa è una merda. Sembra una sparachiodi. Capito? Quindi io a uccidere nemici con una sparachiodi. Non voglio ritrovarmici. Cazzo quanti! Vabbè, era impossibile che li uccidessi, cioè. Andava oltre le capacità umane. Questo però poteva benissimo essere arato, eh.
fatto un errore imperdonabile qui, davvero imperdonabile. Quello dove credete di andare? Pensi di venire giù? Oh! Però, se uno mi spara da davanti, magari non venite a rompere il cazzo anche dietro, no? Dico male? Dico bene? Allora, qua non mi piace come si stanno mettendo le cose. Quindi io direi che urge un aggiramento del nemico. Qua, figlio di puttana, ma aveva girato lui invece, altro che aggiramento del nemico. Questo è un altro. Mi sono rotto i coglioni, sai che ti dico? No, KF5. Ok, UAV nemico in volo, il che significa che io passerò di qua. Ok, oh, l'ho ucciso? Spero di sì, eh. Ok, ci siamo, ultima partita del giorno. A quanto pare sarà in Defender, una mappa che è abbastanza intricata. Quindi bisognerà sicuramente fare molta attenzione a dove mettiamo i piedi. Sono stato talmente intelligente da dimenticarmi di mettere il red dot che credo ormai di aver sbloccato sull'AK12, quindi devo per forza utilizzare il BAL, al quale, come vi dicevo prima, ho messo il silenziatore, quindi vedremo un po' se questa scelta mi premierà oppure no. Qua è pieno di gente, eh? Fratello, dove credi di andare? Oh merda, mi stanno sparando da dietro! Ma io arriverò. Questo è... No, stava nell'angolino. Non era quello che mi inseguiva. Quello stava davvero nell'angolino. Mio Dio, quanto campera la gente. E vabbè, se io mi metto dietro una roccia, però, te non è che puoi colpirmi così come ti pare e piace, eh? Fesso. Pensavi non ti avessi visto. Invece il tuo Zwemps... Oh, ucciso con morte dall'alto. Tuo Zwemps agli occhi anche dietro la testa. Oddio, ce l'ho dietro. Aiuto, aiuto. Help me, please. Ora lo aspetto io nell'angolino. Come fanno i veri camper. E ora insultami pure. Io godo invece. Quello là? Dove crede di... Assist! Ma se l'ho ucciso io! Bah, è un assassino, guarda. Non si sa. Quando mi dà assist ingiusto... Te, porca puttana, sei proprio un camper, eh. No, invece no. Era appena arrivato lì, poveretto. Scusa. Non l'avevo capito. Allora, mi sa tanto che su questo fronte c'è la terza guerra mondiale, quindi... però stavolta... Oh, che cazzo! Eh no! Sempre da dietro, porca puttana. Dai, non scappare, vieni qua. Che cazzo. Fatemi ricaricare che mo lo faccio io un bel girone. Comunque col silenziatore forse è ancora più forte, paradossalmente, perché non dovrebbe. Però, cribbio. Cioè, va giù con 4-5 colpi. No! Mamma mia, quanto sono scarso. Questo però di più, se... Cioè, non si è accorto che gli stavo dietro, se... Come cazzo hai fatto a non vedermi? Oh, buoni tutti, che mi sa che qua dentro c'è qualche... stronzetto... ansioso di morire. Ok, questo è morto. Quindi passiamo... al piano di sopra, e qui è pericolosa la faccenda, eh. Buono. Te sei mio. Ricarichiamo. E chiamiamo un bel UAV. Ok. Oh, abbiamo quello direzionale. Il problema ora è trovare i nemici. Porca puttana, mi hai fatto infartare. Oh no, da dietro. 13-5, ora vi passo una bella razzata di Vulcan. Dai, fatevi vedere dal Papi Zwampz. Tu morirai. Boom. Bruciato. Tocca anche a te. Dai che ci arrivo. No, non ci sono arrivato. Dove non arrivo col Vulcan, arrivo col fucile. Quello però sta scappando. Il che non gli è concesso. Livello 19 intanto. Ehi, come hai fatto ad uccidermi? Spiegamelo. Saltiamo on the roof. Sa che tanto che ce n'è un altro. Cos'è sto rumore? Che cazzo sta succedendo? No, perché io so che per ogni mappa c'è tipo un qualcosa. Cioè un... non so come dirvelo. Un mezzo che permette di... Chi lo controlla permette di uccidere la squadra avversaria. Però... Cioè non una squadra avversaria. Comunque si può usare come arma speciale. Ma non ho mai visto... quella di questa mappa, quindi non lo so. Può anche essere che sto dicendo una puttanata e c'è solo in determinate mappe. Però mi sembrava di aver sentito che ci fosse in tutte. In ogni caso li stiamo devastando. Cioè, 57. Questo ci fragga tutti e due sicuro. Ce l'abbiamo dietro, infatti.
No, ok. Questo con le armi akimbo. Mi sembra di essere ancora in. Buoni tutti, che c'ho il Vulcan. E laggiù c'è un. Amico, amico, non scherzare col fuoco. Chiamiamo sto Vulcan, va. Non vorrei che ora mi arrivasse qualcuno. Allora. Ah, un bel camper. Quelli che mi piacciono di più da tirar giù. Vabbè, usciamo perché tanto. Cazzo, quota 185 km. Quello a fare stava veramente a 185 km di altezza. Oh mio Dio. Allora, 64, direi che siamo piuttosto avanti. Questo era il solito camper che però è stato ampiamente devastato. C'è qualcuno qua giù nelle rovine? Porca puttana, arriva il maremoto, via, via. Non so se in questa camera io mi salvo dall'acqua. Non credo, sapete? Quindi sapete che faccio? Scappo. Questo? Salito sopra. Non è sempre Natale, amico mio. A volte devi anche soffrire alle spalle. 27-8. Woohoo! Vittoria! Bene, direi che oggi è stata un episodio abbastanza proficuo. Io spero vi sia piaciuto. Come sempre, vi esorto a lasciare un bel mi piace a 10.000. Uscirà il prossimo. E vi esorto a lasciare un bel mi piace se non avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao da Zampetti. Bella!